Abbastanza semplici, in effetti non tutti sanno che il presidente del CONI esce dalla votazione del Consiglio Nazionale del CONI. Sono 74 votanti, tra questi 74 c'è lo stesso Malagò e quindi il quorum è 38. Sentiamo Cattaneo che ci spiega ancora meglio. Sono 74 i membri aventi diritto, 44 presidenti di federazione, più due membri italiani effettivi del CIO, cioè non onorari, e sono lo stesso Giovanni Malagò più Ivo Feriani, più 28 votati ad aprile. Prima sarà eletto il presidente del CONI tra i quattro candidati. Alla prima votazione saranno necessari 38 voti per essere eletto, cioè la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Dalla seconda, il candidato per divenire presidente sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, quindi anche meno di 38. Il presidente del CONI storicamente comunque sempre stato eletto la prima tornata. Allora, una cosa che sicuramente unirà tutti i candidati è la location dove si svolgeranno queste benedette elezioni perché ha un senso storico. Location stupenda, storica, il circolo del tennis Bonacossa, il nostro Giovannelli è andato e ci svela e ci fa vedere dove si svolgeranno queste elezioni. Sarà Milano ad ospitare il Consiglio Nazionale Elettivo nello scenario suggestivo e storico del Tennis Club Alberto Bonacossa. Proprio lì, 75 anni fa, l'allora commissario straordinario Giulio Onesti fece svolgere le prime elezioni del CONI nel dopoguerra, lontano da Roma e dalle turbolenze della politica e dei partiti. Questo salone è proprio il salone che ospitò nel 1946 l'assemblea elettiva del CONI, nell'unico anno in cui l'assemblea elettiva non si tenne a Roma. E quindi la richiesta del CONI quest'anno di avere l'assemblea elettiva presso la nostra sede ci ha ovviamente riempito di orgoglio. Il prestigioso circolo Meneghino è intitolato al conte Alberto Bonacossa, fra l'altro artefice della candidatura di Cortina ai Giochi Olimpici Invernali del 1956. Il club fu fondato nel 1893, quando il tennis era uno sport esclusivo che arrivava dall'Inghilterra. L'attuale sede risale al 1923. Ed ha accompagnato negli anni la crescita e la maturazione di questa disciplina in Italia, ospitando importanti tornei internazionali. Allora, siamo in chiusura, ricordiamo lì fu eletto il presidente Onesti, che ha fatto il presidente solo, tra virgolette, per 32 anni, dal 46 al 78, e quindi sarà insomma una cosa abbastanza emozionante. Al circolo Bonacossa, Alberto Bonacossa, il conte Bonacossa è stato un altro incredibile uomo di sport, presidente di varie federazioni, atleta, olimpionico, proprietario della testata Gazzetta dello Sport, insomma, nel segno di questi due grandi personaggi, però non bisogna dimenticare la grande intuizione che ebbe Onesti subito dopo la guerra, cioè l'operazione di autofinanziamento del CONI tramite la Sisal, tramite il Totocalcio. Io credo che chiunque sia il prossimo presidente del CONI, se si riuscisse a trovare la quadra per fare sì che il CONI si autofinanziasse, scemerebbero tutte queste polemiche che ci sono state negli ultimi anni. In Inghilterra ci sono riusciti, in America parzialmente, e quindi seguiamo l'esempio di Onesti, troviamo una soluzione perché il CONI non debba dipendere dallo Stato, e allora sarà indipendenza vera.